Tesorino luccicante, sveglia! Una nuova avventura ci attende! Oh, sei già sveglia? Sì, mamma, mi sono svegliata molto presto. Come va la gamba? Bene, bene, da quando mi hanno tolto il gesso fa anche meno caldo. Dunque, mamma, sto preparando la valigia! La valigia? Ma per cosa, Glitter? Come per cosa, mamma? È quasi il giorno della nostra partenza, no? Ma veramente? Buongiorno a me, buongiorno a te, buongiorno a chi non c'è, buongiorno a... Oh, qualcuno sta partendo! Dove vai, Diamantina? Ma come dove vado, papà? Dobbiamo andare in vacanza. Ma tesoro, non gliel'abbiamo detto? A quanto pare no, caro, ce ne siamo dimenticati. Dunque. Glitter, abbiamo appena aperto la boutique, ci sono così tante cose da sistemare, quest'anno purtroppo non potremo partire. Come non potremo partire? Ma tesoro, perché la prendi così? Tutti gli altri anni quasi non volevi venire con noi per stare con le tue amiche. Sì, infatti non pensavamo sarebbe stato un tale shock per te. Dai, io che speravo di allontanarmi un po' da questa città. Ma come mai, tesoro? Mamma, il peso della fama, il peso della fama! Zitta, Giulia, lasciami nel mio dispiacere. Tesoro, prima o poi dovrai uscire da quella valigia. Non sta bene vivere nelle valigie. Spiegaci meglio, Giulia. Glitter ha litigato di nuovo con Melanie. E quindi non vuole nemmeno andare in piscina, perché in piscina ci sono anche Melanie e Blair. Oh, tesoro, su via, ma non ci sono solo loro, ci sono anche le tue amiche, Candy e Marine. E mai, che nana! Smettila, Giulia. Facciamo così, caro, visto che non andiamo in vacanza, che cosa ne dici stamattina di andare tutti in piscina? Poi da lì potremo andare direttamente in boutique. Oh, mi sembra un'ottima idea, cara. Forza, andiamo tutti in piscina. Un'estate in piscina. Noi adesso ci faremo. Tutti insieme in piscina? Ok, d'accordo, potrebbe funzionare. Sì, la Glitter Family contro quelli della città alta, così Nobu scriverà anche di me sul suo blog. Oh, ma tu guarda la Glitter Family al completo nella piscinetta! Ciao famiglia di Glitter! Benvenuti! Forza, venite, venite, venite! Giochiamo a schizzarci tutti! Ma Candy, magari loro non vogliono giocare a schizzarsi. Oh, certo che sì! Schizza, 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 schizza! Allora, l'ha voluto lei, eh? L'ha voluto lei! Schizza, 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 schizza! Aspettate, arrivo anch'io! Tanto io sono più forte! Non penso proprio! Questo perché non avete ancora visto i miei super schizzi! Bene, sì, voi schizzatevi pure, noi restiamo qui al sole. Non voglio fare schizzi anch'io! Schizzi, Oh, ma salve! È giunta voi, Miss Piscinetta! Eccomi qua! L'avevo detto io che ce l'avrebbe ricordato fino all'eternità. Sì, Marine, non l'abbiamo dimenticato che sei stata eletta Miss Piscinetta. Buongiorno, Marine, vieni a giocare con noi? Oh, ma per favore, no, io non gioco a schizza schizza. Rovinerei tutto il make-up, i capelli, tutto, tutto. No, resterò qui ad aspettarvi a prendere il sole e rispondere alle mail di collaborazioni che mi stanno arrivando dai negozi di questa città, soprattutto dalla parte alta. Oh già, in quanto Miss Piscinetta farai da modella per i negozi, non dovevi farlo anche per la nostra boutique, Marine? Sì, faremo un servizio fotografico fantastico! Oh già, la vostra boutique! Accidenti, me ne ero completamente dimenticata e ho detto di sì a una boutique della città alta, molto importante. Oh, beh, tranquilla, Marina, non fa niente. Ma come, Marina? Avevi promesso che avresti fatto da modella anche per noi? Eh già, e magari potevamo farlo tutti insieme. Ma sono io, Miss Piscinetta? Ma vabbè, ma era una cosa per divertirsi. No, perché Miss Piscinetta fare da testimonial. E poi io, Glitter, mi dispiace tanto, ma davvero adesso non posso più accettare. Sì, ma tesoro, tranquilla, non fa niente, troveremo qualcun altro.
Anzi, potreste fare tu e Candy da modelle. Sì, vedrai, sarà tutto stupendo. Come Glitter e Candy da modelle? Ma, beh, Marin, qualcuno dovrà puffarlo. Giusto, sì, beh... Ok, d'accordo, che in questo caso, cioè, saremo tipo rivali? Eh? Ma no, Marin, ma che rivali? Cioè, assolutamente no, perché dici questo? Beh, non lo so, io sto facendo da modelle, adesso anche voi due volete fare da modelle. Non riesco a credere alle mie orecchie, ma chi avete voi della città alta? Che non va. Ah, è questo il problema, Glitter, vero? Sappiamo che hai litigato di nuovo con Melanie. Ma guarda che non siamo tutti così e che tu ormai odi tutto quello che riguarda la città alta. Ma che... ma non è vero, Oh, ma chi è anche lei? Ma guarda, non lo so, però torniamo a giocare e poi ci pensiamo. No, Candy, vado a prendere una granita. Non ho più voglia di giocare. Ah, Marin, sei arrivata. Vieni con me, devo parlarti. È importante. Non possiamo rimandare... No. Ok. Ebbene, cosa devi dirmi? Fai in fretta perché devo tornare dalle mie amiche. So tutto, Marin. Tuo padre mi ha detto tutto. Tutto cosa? Non so di cosa tu stia parlando. Hai fatto sì che tutti i dipendenti di tuo padre votassero per te, Marin. Sai cosa significa questo? Significa barare. Oh, andiamo, non ho barato, semplicemente volevano votare me. Non è vero, Marin, ho anche trovato i volantini che tu hai distribuito in azienda che dicevano come votarti. Sì, beh, ma non li ho costretti. Sono i dipendenti di tuo padre, Marin, che figura ci farebbero a non votare la figlia? Ah, beh, io che sapevo che avrebbero fatto questo ragionamento. No, Marin, non prendermi in giro, lo sapevi benissimo. Ed io... Tu cosa? Devo dirlo, Marin, mi dispiace, devo scriverlo sul blog. No, tu non lo scriverai, Nobu. Perché? Perché pensi che io sia innamorato di te, Marin? Mi avevi promesso che non avresti barato, quindi dopo questa... No, tu non lo scriverai perché hai barato anche tu, e io lo so. Perché quando sono stata a casa tua per degli articoli, ho fatto poi controllare il tuo PC da un esperto. Che cosa hai fatto? Sì, sapevo che saresti venuto a conoscenza del fatto che avevo barato e quindi mi serviva qualcosa con cui difendermi. Ho trovato una cosa molto interessante, Nobu. Che cosa hai trovato, Marin? Sai, mi sono ricordata che hai insistito tu per questo concorso. E mi domandavo come mai Nobu vuole... questo concorso di bellezza così tanto e poi vuole far partecipare anche la sorella Nana che, andiamo, cosa c'entri Nana in un concorso di bellezza? Non lo so, visto che non le interessa. Sì, l'ho convinta io. Beh, quindi cosa hai scoperto? Che i famosi voti anonimi non erano anonimi, Nobu. A te sono arrivati i nomi di chi ha votato. Tu sai chi ha votato chi e ti interessava solo un voto. Quello di Mike. Per questo hai fatto partecipare tua sorella Nana per vedere se lui avrebbe votato per lei o per Glitter. Sei furba, Marin, devo ammetterlo. E quindi tu hai visto chi ha votato Mike? Sì, e se non vuoi che si sappia questa cosa, perché questa sì che potrebbe distruggere il tuo blog, allora non si saprà nemmeno quella mia ed io resterò Miss Piscinetta. Tesoro, non capisco perché sia voluta venire anche tu in boutique quando ti avevo detto che potevi rimanere tranquillamente con papà e le tue amiche. Voglio darti una mano, mamma, e poi mi serve un attimo il PC. Ah! Ok, d'accordo, dopo allora sistemiamo le scarpe insieme. Certo. Salve signora Greta, allora Glitter, come mai sei venuta via dalla piscina, eh? Ok, ciao Candy, vieni, andiamo di qua, ora ti spiego. Beh, cos'è successo? Sei strana Glitter.
Ecco, dovevo tornare per inviare una soffiata al blog di Nobu. Sì, so che abbiamo promesso di non farlo più, ma questa volta era importante. Cioè, che cosa hai scoperto? Una cosa che in realtà sapevo già da un po' di tempo, Candy, e che devi sapere anche tu. Dobbiamo accettarla. Che cosa, Glitter? Che la Unicorn Squad, Candy, non esiste più. Mamma dai, ma solo perché hai litigato con Melanie, ma ci siamo ancora io, te, Daisy, Marina. No. No, Candy, Daisy è sempre più presa dai suoi esami e non esce quasi mai con noi. E Marina non è l'amica che pensavamo noi. Candy, ci siamo solo io e te, penso anzi che ci siamo sempre state solo io e te. Non mi dire, Marina ha barato al concorso. Sì. Speravo non l'avessi fatto. Beh, ma Glitter, promettimi che almeno io e te resteremo amiche per sempre, per favore. Sì, Candy, sì. Io e te rimarremo amiche per sempre. Oh, Glitter. Bene, Glitters, il nostro episodio finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Adesso correte sul nostro profilo Instagram e fateci sapere la vostra. Io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!